siamo all'Olimpia Stadium di Castelvecchio per la partita Virtus Castelvecchio Punterio. Punterio prima in classifica, punteggio pieno, Castelvecchio a metà classifica. Spalti pieni per il Grand Derby. Il Castelvecchio in campo con Mori, Sabatinelli, Mencarelli, Zandri, Girolometti, Cingolani, Borfecchia, Gallotta, Sir Filippi Williams, Sir Filippi Dennis, Ambrogetti. Punterio con Cariaggi, Tonti, D'Alena, Gregorini, Secchiaroli, Angeloni, Nataloni, Montanari, Bartolucci, Cenci, Londini. Mentre qui vediamo già al secondo minuto l'infortunio di Mencarelli per la Virtus che lascia il campo al suo posto Guidi. Stiamo per assistere ad una punizione del Punterio. Vediamo Nataloni, Cenci in rete per l'1-0 del Punterio. Terzo minuto del primo tempo. La Virtus tenta di reagire, calcio d'angolo e saltano in due in attacco, disturbandosi a vicenda. Punizione per la Virtus, Filippi William, alto. Palla al Punterio, intercettata, ripresa ancora dal Punterio che gioca al limite dell'area, bello scambio, Mori a pugni chiusi. Punterio ancora in possesso di palla sulla stessa fascia a centramento, parata ancora di Mori e la Virtus spazza, ma ancora il Punterio che riprende il possesso di palla e il tiro ancora Mori che ci mette le mani. Punizione per il Punterio da poco fuori in area piccola. Tiro alto sopra la traversa. Ancora punizione per il Punterio, segno di una certa supremazia in questa fase della partita e Mori respinge di pugni. La Virtus cerca di scuotersi presentandosi in attacco. Palla però respinta in questo momento, lungo lancio a scavalcare il centrocampo, azione che va svolgendosi sulla fascia, si porta verso il centro, lancio laterale e tiro che termina fuori. Punizione per la Virtus, si prepara, ci sembra Ambrogetti, fischio dell'arbitro, Ambrogetti e il portiere Nero Arancio para, rinvia lungo, facendo partire così il contropiede del Punterio. Palla evitante per Cenci che spreca da buonissima posizione. Mentre finisce il primo tempo, vediamo individui alquanto sospetti camminare liberamente nel settore Virtus, notare il tipico abbigliamento delle frange ultras più estremiste. Ma lasciamo queste cupe immagini e passiamo ad illustrarvi il secondo tempo della partita tra Virtus Castelvecchio e Punterio, derby sentitissimo della vallata. 1-0 per il Punterio, gol di Cenci al terzo minuto del primo tempo. Primo tempo con supremazia nero-arancia, soprattutto nelle occasioni da rete. La Virtus, pur non giocando male, si è presentata rare volte davanti alla porta avversaria.
mentre si aggirano ancora elementi sinistri sulle gradinate, viene fischiato un fallo a centrocampo. Azione che si sviluppa sulla sinistra, bella palla per Dalena che da buona posizione spreca un'ottima occasione. Ed ora è la Virtus che cerca di sfruttare al meglio questa occasione, punizione dal limite, Sir Filippi Williams sulla palla, tiro, Cariacci si supera deviando in angolo. Buon momento Virtus, Ambrogetti, Borfecchia, ancora Ambrogetti, Borfecchia di nuovo che crossa al centro, Sir Filippi Williams, palo e parata. Palla che colpisce il palo, scivola lentamente sulla linea di porta e finisce in mano al portiere del Ponterio. Occasionissima del pareggio Virtus. Questa volta il Ponterio a battere una punizione al limite dell'area virtusina, nulla di fatto, fase di gioco a centrocampo, batti e riparti con vari colpi di testa. Vediamo un intervento su Meletti, il giocatore viola sembra essersi fatto abbastanza male, lo vediamo dolorante a terra. Dopo alcuni istanti viene chiamato l'intervento degli addetti all'ambulanza. Vedete, viene portato via in barella, segno che il suo incidente è più grave del previsto, speriamo non si sia fatto nulla. È il secondo giocatore in questa partita che si fa male dopo Mencarelli, è la volta di Meletti ad uscire anzitempo dal campo. Ancora Meletti sulla barella e mentre vediamo che Denis Sarfilippi si presenta solo davanti a Cariacci, ma spara alto di poco sopra la traversa. Punizione per il Castelvecchio, Denis Sarfilippi sulla palla, battuto e va da buona posizione anche lui molto alto sulla traversa. Palla a Mori, ultimi minuti della partita, la Virtus sta cercando il pareggio in tutte le maniere, manco poco ormai alla fine. La palla che giunge a Va che si libera di due avversari, una spinta, penetra in aria, cade, viene invocato il rigore, ma andiamo a vedere che è successo. E siamo agli sgoccioli della partita, ultimi istanti, colpo di testa di Bassi, Chiaroni, Barracuda, viene steso, Pirelli, Pirelli ribadisce in rete, ma vediamo che l'arbitro decreta il rigore, rigore d'espulsione del portiere, decisione che lascia interdetti sia i giocatori sia il pubblico.
Cariaggi, espulso, viene sostituito da Geminiani in porta, che subentra al posto di Tonchi. Ultimo secondo di gioco, tutto è pronto per il rigore che batterà Ser Filippi Denis per la Virtus. Tiro, rete, 1-1! Finisce qua la partita tra Virtus Castelvecchio e Ponterio, 1-1, risultato sostanzialmente giusto, primo tempo, predominio del Ponterio, secondo tempo di marca Virtus. Alla prossima da Teleschiavo. Ma è il colpo che ricordò.